Ormai Petrucci è suo il campionato italiano, comincia a voltarsi, ormai assapora il gusto della vittoria. Teniamo pronti gli applausi, perché è una vittoria semplicemente straordinaria a Comano Terme. Eccolo, voglio sentire solo gli applausi di Comano Terme. Vince e campione d'Italia Mattia Petrucci. Un'azione nata da lontanissimo, studiata a tavolino. No, studiata per niente, non me l'aspettavo proprio. Sono partito soltanto per imboccare l'ultima delle due asperità della giornata con un leggero vantaggio e invece ho visto che cominciavo a prendere un vantaggio consistente e allora ho cominciato a crederci, però soltanto alla fine, proprio non era il mio obiettivo partire da così lontano per poi fare tutto questo. Mi sono voluto ispirare a ciò che ha fatto l'anno scorso Andrea Baggioli, che è partito anche lui da lontano. Ha fatto una media più alta lui, è vero, ma già aver fatto questo per me, che arrivo dal nulla, mi sembra un sogno. Questa è la seconda maglia tricolore che porto a casa quest'anno e ancora non mi sembra vero averne presa una. Non so che cosa aggiungere, ringrazio Riccardo Bassi, che è il mio presidente, che non ha mai smesso di credere in me fin dal primo momento che mi ha preso in questa squadra. Ti diamo veramente soddisfattissimo. Dobbiamo dire che Tiberi è stato un po' sfortunato nel finale, anche se ha dimostrato staccando l'undicesima che forse con le caratteristiche del percorso le cose potevano andare come sì, come sono andate. Ma Tiberi, come ho già detto, è stato molto sfortunato, anche che devo dire che andava forte perché è riuscito a rientrarmi dopo che l'avevo staccato sulla prima discesa, quella lunga, e anche in salita pestava. Però in discesa perdeva sempre quei 100 metri che anche sull'ultima discesa, visto che era ai meno 2, sarebbe stato fatale secondo me. Però mai dir mai, magari avrebbe vinto lui oggi, anche perché mi sa che è andato meglio di me. Un successo meritatissimo e devo dire che hai dimostrato ancora una volta di essere un ottimo corridore. Ci ho provato, dai. Grazie. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.